Elvira Serafini, SNALS, sul reclutamento il governo si gioca una carta molto importante. Come potrebbe essere migliorato il sistema? Il sistema va cambiato perché questo decreto legge, il sostegno bis, crea soltanto tanti problemi. Noi siamo qui in piazza perché chiediamo la modifica oppure il ritiro completo del decreto legge, in quanto ci sono tante situazioni spiacevoli, il precariato che non viene contemplato tutto e che hanno già tanto lavorato, anche il sostegno e poi per non parlare che chiediamo lo sblocco della mobilità e anche l'assurdo è che chi partecipa a un concorso e purtroppo non è idoneo non può partecipare allo stesso concorso. Chiediamo sicuramente anche per i facenti funzioni di SGA una stabilizzazione degli organici, perché purtroppo condizionano un elevato numero di alunni per classe. Ma assumere anche dalla seconda fascia GPS potrebbe aiutare? Noi chiediamo sicuramente che vengano stabilizzati coloro i quali hanno 36 mesi di servizio, perché hanno già dato e di conseguenza è una legge europea e vogliamo il rispetto e la stabilizzazione di questi, che sono sia docenti che personale ATA.